Novara, terminata con il punteggio di 1-1. Abbiamo i nostri microfoni, mister Zichella. Innanzitutto, secondo me, mister, bisogna fare i complimenti alla nostra società perché ha riportato il calcio vero al Fausto Coppi. Sembrava davvero una partita di Serie C, due squadre molto importanti, e ho visto anche un gran bel Dertona. Lei cosa ne pensa? Io volevo ricordare una cosa, perché oggi è il mio compleanno. Auguri. Buon compleanno, mister! Compio un anno che sono a Tortona. Ah, doppio buon compleanno! Sono arrivato il 2 marzo e... il primo giorno che sono arrivato non mi sembrava che ci fosse una festa. Ho visto i ragazzi con la voce lì molto tristi, sembrava più un funerale. Mentre oggi mi è sembrato più un risultato che potevamo perdere e vincere, o invece abbiamo pareggiato, mi è sembrata una grande festa. E ci tengo a sottolineare che grazie alla società, ai calciatori che sono stati con me l'anno scorso e quest'anno, oggi abbiamo fatto 65 punti. Continua comunque il nostro momento positivo. A tratti avete davvero schiacciato il Novara, forse il gol di Vutai ha un po' colpito a freddo la squadra, che poi si è ripresa, tantissime occasioni, oggi anche un sacca strepitoso a mio modo di vedere. Noi esageriamo, strepitoso mi sembra esagerato. Ma dai, mister! No, tutti i ragazzi da 8 massacrano ogni giorno. Sì, penso che la squadra abbia fatto bene, come hai detto te, insomma, il merito di questo cambio, no? di versione di marcia dal 2 marzo di un anno fa, non è merito solo dell'allenatore, dei calciatori, ma di una società che quotidianamente mi sta sempre vicino, di da oggi abbiamo giocato contro una capolista che non ho visto sicuramente male come nelle ultime partite, ha giocato un'ottima partita, ma la differenza in campo non si è vista. A tratti il Dertona è stato anche superiore a mio modo di vedere. Quindi direi, mister, per concludere, tante risposte positive anche per lei, e continua la strada che abbiamo intrapreso, tanti risultati positivi. Sì, diciamo che oggi chiunque poteva fare l'allenatore, chiunque poteva fare il motivatore, io dico che invece la partita più difficile non era oggi, ma è domenica intera. Allora pensiamo intera e in bocca al lupo. Lui ha già proiettato la partita di domenica, però io gli volevo chiedere un gran bel Speranza, un giocatore giovane, un secondo tempo che ha messo ordine nella nostra manovra, un gran bel giocatore anche lui. Sì, anche penso a Tetti, anche Todisco, Emiliano, Galliani, Procopio, anche Filippo, il manager, Sacca, Cantero, Maierone, e non voglio dimenticare anche adesso, abbiamo fatto una buona partita. Grazie mister, buon compleanno. Grazie. Al termine di HSL Dertona Novara 1-1. Gran bella partita, Matteo, al di là di quello che può dire il mister, ti ho visto veramente devastante. Hai fatto un primo tempo strepitoso, io continuavo a dire cerchiamolo di più, Matteo ne conferma, Matteo Nigra. Veramente io sapevo che oggi potevi dare tanto, avevi la partita, già ne abbiamo parlato lunedì, dopo che abbiamo passato una bellissima serata. Abbiamo trovato delle situazioni che abbiamo cercato, delle punizioni, un calcio di rigore che era ora che ce lo dessero. Sì, è stata sicuramente una partita molto combattuta, comunque lo sapevamo, comunque giochi con il Novara, cioè come storia, poi sono in cima alla classifica, quindi la prima della classe, sicuramente era una partita molto molto difficile. Chiaramente, come ha già detto il mister, non c'era un modo di motivarsi all'esterno e cose varie, perché una partita del genere ti motiva da dentro, quindi fin da subito. Sono contento per il gol, sono contento perché comunque sono riuscito a dare il mio contributo alla squadra e abbiamo portato un bel punto a casa, nonostante magari sicuramente peccato per quell'azione di Sheriff alla fine, potevamo anche portare tutta la posta in palio. Abbiamo frenato ancora una volta il Novara, adesso bisogna vedere la Sanremese che cosa farà, e quindi noi insomma qualcuno si è lamentato che noi contro di loro giochiamo, abbiamo delle motivazioni, ma è normale, sono primi in classifica con un budget 5 volte il nostro, capisci Matteo? Sì, no, assolutamente. Ora
noi dobbiamo fare step per step, quindi ora pensiamo già a domenica, purtroppo non abbiamo... Avete pensato per un attimo che potevamo portare la posta in palio, tutta la posta in palio a casa? Beh, sicuramente se non avessimo preso quel gol che ci ha all'inizio del primo tempo un po' spezzato le gambe quella maniera, forse continuando a giocare, quindi prendendo confidenza con la partita, avremmo potuto portare la partita a casa. Però va bene, questo è calcio, quindi cioè, hanno una rosa importante, sono una squadra fortissima, non a caso comunque sono lì sopra, quindi cercheremo di dare tutto, cioè quello che abbiamo fatto oggi cercheremo di replicarlo sicuramente già domenica, e partita dopo partita cercheremo di fare il nostro meglio. Comunque Matteo, loro un'occasione in grotta.